nuovo video. Oggi è martedì 7 marzo e siccome è martedì, come al solito, vloggo. Quindi vi porterò con me in questa mia giornata. Oggi sono all'università questa mattina, poi per pranzo sinceramente non so se mangerò all'università, però comunque mi sono già preparata a pranzo perché così nel caso torno a casa ce l'ho già pronto. Poi ho comunque lezione nel pomeriggio e poi oggi pomeriggio non ho allenamento. Il motivo per cui non mi alleno questa sera è perché ho cambiato completamente allenamento. Dal fare 4 allenamenti alla settimana in monofrequenza, cioè focalizzandomi su una parte del corpo specifica, in realtà no, ripetevo soltanto gambe, però comunque ogni allenamento era su una parte concentrata del corpo. Adesso sono passata a fare 3 allenamenti in multifrequenza, sono praticamente 3 allenamenti alla settimana total body, quindi nello stesso allenamento alleno tutto il corpo. Per me è un cambiamento radicale del mio allenamento. Sono anni che mi alleno in monofrequenza con 4 allenamenti. Mi fido di Fran, mi fido del progresso che abbiamo fatto in questi 2 mesi. L'altro giorno era a Padova e con Jimmy abbiamo voluto fare un allenamento in palestra per stare un po' insieme e ho provato a fare delle trazioni a presa inversa e ragazzi mi sono tirata su come niente, cioè proprio facilissimo e non me l'aspettavo perché le avevo provate tipo verso Natale e non riuscivo nemmeno a tirarmi lì su ed è per quello che mi sentivo in una fase di stallo, mi sentivo bloccata. E poi ho provato a fare il massimale di squat e ok, la sbarra in realtà lì era 18,5 kg, quindi ho fatto 58,5 e non 60. Però è sceso e salito come niente, tanto che quando sono poi risalita ho pensato che non fossi scesa abbastanza perché l'avevo fatto troppo easy, troppo facilmente. E invece no, invece l'avevo fatto perfettamente, sono io che sono stata diventata più forte. E quindi queste realizzazioni sono arrivate nel momento perfetto, cioè prima che mi desse la nuova scheda, affinché io adesso possa totalmente fidarmi e affidarmi a lui. Quindi sono molto contenta e sono curiosa di scoprire se questo allenamento è più indicato per me, meno indicato per me, se cambia davvero qualcosa e sono curiosa. E in più fare 3 allenamenti alla settimana mi ha rallegrato molto perché sono in periodi di preappelli parziali e devo studiare, quindi posso dedicare molto più tempo. Infatti oggi pomeriggio finirò verso le 5, avrò tempo per fare un po' di spesa, per mettermi a studiare e per prepararmi per gli esami. Quindi questo cambiamento è arrivato anche nel periodo perfetto che mi conviene. Il piano di allenamento consiste in 3 allenamenti più una sessione di HIIT. Questa sessione di HIIT è diversa da quella che mi ero predisposta perché è proprio un protocollo che esiste, non che si è inventata Silvia, ed è il protocollo di Lily McDonald se non sbaglio, e comunque ve ne parlerò più avanti quando l'avrò provato per prima volta e vi saprò dire cosa ne penso. Per pranzo mi sono preparata il mix di riso basmati, quinoa e lenticchie che mi hanno regalato Prisca e Letizia, che sono 2 ragazze che mi seguono su Instagram e YouTube e che mi hanno mandato con il fermo posta questo regalo e sinceramente è la mia salvezza perché è una base già pronta di riso e legumi e vabbè la quinoa, che cucina in 10 minuti, quindi mi basta aggiungere soltanto una fonte proteica, qualche verdura ed è pronto. Davvero è la cosa più veloce che io possa mai fare. E infatti questa volta l'ho fatto con delle zucchine saltate e del salmone affumicato. Ho prima fatto saltare le zucchine in padella, poi ho aggiunto il salmone tagliato, l'ho fatto saltare perché a me non piace crudo, e poi mangerò il tutto mischiandolo al riso. Ok. Basta, quindi iniziamo questa giornata insieme. Come avevo previsto, sono tornata a casa per pranzo perché a metà mattina sono uscita da lezione, non lo dite a mia mamma, e sono andata ad incontrare 2 manager della McFit. La McFit, se non lo sapete, è una catena di palestre di origine tedesca che ha aperto in Italia da un bel po' di anni e adesso ci sono circa 25 palestre in Italia. Io
L'ho provata e mi alleno alla McFit a Padova quando torno a casa. E adesso apriranno a Piacenza a breve, tipo giugno-luglio. E oggi sono venuti a fare un sopralluogo e per conoscermi. Quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci sono tanti tanti nuovi progetti, tante nuove idee, tante nuove cose che vi svelerò prima o poi, se accadranno. E basta, quindi adesso sono tornata a casa a pranzo. Mangio a casa, non, anche se ho la possibilità di farmi qualcosa, sinceramente quel pranzetto che mi sono preparata e mi sono portata via mi fa proprio gola, quindi lo mangerò. E dopo verso le 2:30 ritorno all'università e resterò anche un po' più a lungo nel pomeriggio, sfruttando il fatto che appunto non ho allenamento, per lavorare sulla presentazione nonché parziale che ho giovedì di diritto internazionale. Ah, e tornando, mi sono fermata all'S lunga. Lo so che sembra che faccio la spesa in ogni vlog o comunque ogni giorno, però bene o male lo faccio, perché io qui non ho la macchina ma ho il motorino, quindi ho una capacità di portata abbastanza limitata, quindi preferisco fare più giri al supermercato quasi ogni giorno per prendere cose diverse, perché in motorino non mi ci stanno tantissime cose. Quindi questa volta ho preso della carne, ho preso 2 pacchi di macinato, sempre da mettere via e congelare facendo le palline, e ottimo per quando faccio o hamburger oppure il riso con le verdure. Poi ho preso dei fusi di tacchino, che faccio semplicemente lessi bolliti. Poi ho preso dell'albume, immancabile nella mia dieta, dei fiocchi di latte. Secondo me questa è la marca migliore che ho trovato finora, perché ci sono alcune marche che fanno dei fiocchi di latte che fanno schifo. Infatti ero arrivata a un punto in cui pensavo che non mi piacessero più. Poi ho scoperto che il loro gusto in realtà varia molto da brand a brand. E adesso ho trovato questi che mi piacciono tantissimo. Poi ho preso delle mozzarelle che non potevano mancare, data la mia passione per la mozzarella su passata di pomodoro e contorno di patate polenta. E basta, quindi anche per oggi la spesa è stata fatta. Allora, mentre ero in doccia, e solitamente in doccia compio i miei pensieri più esistenziali e arrivo alle soluzioni del mondo, ho pensato a cosa prepararmi per cena. Mi farò il tranci di verdesca speziati con salsa di pomodoro, la patata dolce e un purè di cavolfiore. Come faccio il purè di cavolfiore? Semplicemente lesso il cavolfiore prima, dopo lo passo al multimix e aggiungo un po' di spezie. E poi, dipendentemente da quanto liquido lo voglio, aggiungo più o meno acqua. Buongiorno a tutti, è l'alba del giorno dopo e mi sto preparando per andare all'università. Oggi è lezione solo la mattina, nonché per una materia di cui ho un parziale la settimana prossima. Quindi è molto importante che vada e che stia attenta. Però prima di andare volevo far vedere che cosa mi è arrivato ieri. Si tratta del nuovo Daniel Wellington, disegnato appositamente per noi donne. Ed è il modello Classic Petite. La particolarità è che invece di avere il solito cinturino in pelle o in corda, ha il cinturino in maglina ed è disponibile in oro rosa o oro bianco. Io ho deciso di prenderlo in oro rosa perché mi conoscete. Se non lo sapevate, il mio colore preferito è il rosa. 2 tonalità, il fucsia per gli oggettini, ad esempio, vediamo,
Lo trovo, tanto è qui qualcosa di fucsia. Appunto, questo fucsia e l'oro rosa. Di oro rosa ho questo, le cuffie, ho i braccialetti, ho tutto. Non so, potrei trovare qualcos'altro di oro rosa. Comunque, in questo momento ho questo. E vabbè, questo, dopo questa digressione, come quadrante ho preso il oro rosa e nero, perché avevo già preso l'oro rosa e bianco, quindi volevo un po' variare. Questo avevo pensato che potesse essere molto più utile e portabile la sera rispetto al giorno. Lo potete trovare sul sito, si chiama Classic Petite ed è un modello appena uscito. Se volete acquistarlo potete usufruire del mio codice sconto del 15% che vi metto qui entro il 30 aprile. E basta, quindi adesso mi preparo. Aia, Luna! Ah. Le ho cucinato il pollo, ma finché non glielo do... Anzi, vi faccio vedere come glielo do. Allora, vi metto qui. Questo l'ho già fatto vedere su Instagram Stories. Allora, sì, scusate la nudità. Ciotolina. Chiedete sempre cosa do da mangiare a Luna ed è semplice petto di pollo. Non le do i croccantini, non le do quelle cose perché io già ero contro. E poi mia mamma ha visto un documentario e mi ha detto di non osare mai più dargliele, perché prima le davo soltanto quelle contro le palle di pelo. E poi adesso ho deciso che non gli posso dare nemmeno più quelle. E vabbè, io glielo dicevo dall'inizio dei tempi, delle aree, non so. E però l'ha capito solo adesso che ha visto il documentario. Meglio tardi che mai, mamma. Ok. Quindi gliene metto un pochino nella ciotola. Lei intanto è già arrivata qui, che mi guarda con fare del tipo dammi cibo. Guarda. È cibo, andiamo. Lei è arrivata qui. Poi mi accompagna. Cambiamo la ciotola vecchia. Dammi tempo, Luna. E cambiamo l'acqua. Tieni, dai, mangia. Pensavo che quel giorno non sarebbe mai arrivato, invece è successo. Sono di fretta, non ho tempo per cercare altri calzini. Dovrò andare con i calzini diversi. Mamma! Ma si può essere un gatto così? Eh? Io torno a casa e ti trovo così a prendere lo spiraglio di sole. Amore, ciao! Sei bollente. No, vabbè. Che stupolino. Ciao! Sono mancata. Olle. Sono appena tornata a casa, adesso mi preparo il pranzo. Mi preparo degli spaghetti al pesto con gamberetti. Semplicissima e veloce, perché ho scoperto oggi di avere una lezione che mi inizia oggi pomeriggio, di cui non mi ero completamente dimenticata, e quindi devo ritornare all'università abbastanza velocemente. Appena finisco verso le 3:30 vado in palestra e spero di riuscire a filmare almeno parte del mio workout di Total Body. Preferisco andare sul presto in palestra perché verso le 6 è strapiena. Comunque penso che qualunque palestra alle 6 sia strapiena perché è l'orario di punta. Andiamo, dai, su! We'll be right back.
avete visto, ho fatto merenda direttamente in palestra. Mi sono preparata il mio pancake solito, cui ricetta potete trovare nei miei video precedenti. E l'ho mangiato parlando al telefono con Jimmy. Penso che sia molto importante, soprattutto in un rapporto a distanza, trovare qualche minuto durante la giornata da dedicare all'altra persona o comunque a soltanto voi due. Quindi per me è molto importante durante la giornata fermarmi, chiamarlo e chiacchierare per un po' di tempo, magari mentre faccio qualcos'altro, non è che mi devo per forza fermare e parlare con lui, però sentire come va la giornata dell'altro, cercare di entrare nei pensieri o comunque nelle routine dell'altro è molto importante per riuscire a mantenere un rapporto, secondo me. Adesso che sono tornata mi metto un po' a studiare e poi incomincerò a preparare la cena per me e per Veronica, perché stasera preparo il risotto alle zucchine con il salmone, perché domani abbiamo un parziale, è una presentazione orale di diritto che vale per il 50% del voto, quindi è abbastanza importante. Quindi che il salmone ci porti fortuna. Però prima di lasciarvi devo dirvi due cose. Allora, la prima che me lo scordo, vi ricordo o vi annuncio, in realtà vi annuncio su YouTube, che farò un meet insieme a, vediamo se mi ricordo tutti, Michael Spampinato, Mad Carolina, Francesca Brandina, Valerie, Marco Sarcone e Simo Workout. Secondo me li ho detti tutti. C'è una zanzara. Luna, c'è una zanzara. Comunque ci sarò anch'io. E la facciamo il sabato 1 aprile alle 15:30 in Piazza Duomo a Milano. Quindi mi raccomando, non mancate. Se volete venire a salutarmi, se volete incontrare tutti noi, venite, noi saremo lì ad aspettarvi. Speriamo una bella giornata e basta. E la seconda cosa che volevo dire riguarda la fiducia. Io da quando ho recuperato il rapporto con me stessa, l'ho talmente recuperato che mi fidavo soltanto di me stessa. Io ero quella che faceva le cose in modo migliore e non permettevo a nessuno di fare le cose al posto mio, di sostituirmi in determinate decisioni. Invece ho iniziato questo anno 2017 con un fioretto: fidarmi. Ho deciso di fidarmi di più degli altri, cercando di capire quello che mi possono dare. Ho capito che non sono onnisciente e non posso essere onnipresente, quindi devo per forza fidarmi di qualcuno in alcune cose che magari concernono anche me. Ad esempio, adesso sapete che mi sono affidata a Fran e seppur adesso soprattutto mi ha dato un piano che è molto diverso da quello che io avevo sempre predisposto per me stessa, questa cosa gioca proprio un ruolo chiave della fiducia, perché mi devo completamente affidare. E è una cosa che magari per qualcuno può sembrare, ma sì, va bene, fallo, però siccome riguarda me, riguarda il mio corpo, riguarda il mio benessere, penso che sia una cosa molto importante sulla quale io debba riflettere e pensarci. In questi anni ho fatto un cambiamento di approccio mentale, nel senso che prima pensavo che qualunque cosa succedesse era irreversibile, mentre adesso so che qualunque cosa succeda si può sempre tornare indietro, si può sempre trovare una soluzione, non tutto è sempre perduto. E questa è stata una grandissima realizzazione, molti di voi penserete ovvietà, però per me, che vengo da un problema del genere, è stata una grandissima realizzazione che mi ha aiutato ad andare avanti. Un altro esempio di cose in cui mi sto fidando è che ho affidato più o meno completamente la programmazione del viaggio che farò in estate con Jimmy. Ho delegato molte delle cose, nel senso che gli ho affidato la scelta dei posti dove stare, magari dove andare a mangiare e tutto. Non perché non abbia voglia di farlo, ma perché è proprio una sfida che mi sono imposta a me stessa, cioè quella di accettare quello che viene. Non cercare sempre di metterci lo zampino, non cercare sempre di avere tutto sotto controllo, ma accettare quello che fanno gli altri, quello che mi può arrivare, quello che mi possono dare. E sinceramente è fantastico, perché scopri quanto le persone davvero ci tengono. Io ho scoperto un Jimmy che ha cercato tutti i posticini, ha cercato quello più carino e si è anche divertito a farlo, quindi mi ha fatto tanto che piacere sentirlo così preso nell'organizzazione di questo viaggio. E per me è proprio un rilassamento, una
lasciare andare. Quindi se volete rilassarvi mentalmente e non volete più avere un po' di ansie, di avere tutto sotto le vostre grinfie, fidatevi di più degli altri. Spero che questo discorso abbia avuto un minimo di senso. Io adesso vado a studiare, quindi vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.